posto che io mi sto sciogliendo, che ho dei capelli che fanno relativamente schifo perché ho tentato di asciugarli mossi, ma non lo so, non hanno voluto seguirmi. E quindi ho tentato di non asciugarli in realtà, semplicemente. Va bene, fa un caldo bestiale e io penso che tra tipo mezzo secondo inizierò a sciogliermi, ma penso che tutte voi vi stiate sciogliendo guardando questo video, quindi sarà uno scioglimento generale e non ci sarà tanto problema a riguardo, spero. Allora, benvenuti in questo nuovo video. E fa un caldo indecente oggi a Roma. Oggi 2 luglio, quindi siamo a luglio e giustamente fa caldo, Giorgia, è normale. Allora, oggi mega video collab haul. Partiamo subito perché ho un sacco di cose da farvi vedere e soprattutto un sacco di cose estive carinissime da farvi vedere che secondo me saranno top. Top proprio per quest'estate, consigliatissime. E soprattutto, prima cosa che vi volevo super consigliare, perché secondo me è un sito veramente una chicca, è questo sito qui che si chiama Sofil. L'ho contattato io, cioè nel senso loro poi mi hanno accettato la collaborazione, però sono stata io a contattarla e sono anche estremamente in ritardo nel fare il video, quindi scusatemi un po' con tutti, ma con la maturità è andata così. Questo sito è fichissimo. Allora, avete presente i bracciali Pandora componibili? Ecco, hanno dei prezzi molto alti e io quindi non ne ho mai acquistato uno perché ho sempre avuto, insomma, diciamo che non era per me spendere così tanti soldi per un braccialetto. Ma appunto ho scoperto poi questo sito qui che si chiama appunto Sofil ed è un sito che prende e rifà gli stessi identici bracciali Pandora, identici ragazze, veramente uguali, ecco, cioè non è che ha la scelta di ciondoli di Pandora, non possiamo neanche dire che diciamo siano gli stessi identici, però il concetto è lo stesso, diciamo il concept è uguale e il braccialetto sembra veramente un Pandora e niente, me l'hanno mandato uno, mi hanno fatto scegliere uno dei loro braccialetti con 5 ciondoli e sono identici ragazzi a quelli Pandora, ci sono sul sito sia questi qui morbidelli, diciamo tipo snake, sia quelli rigidi, io l'ho scelto morbido e ho preso la misura più piccola perché io ho un polso veramente microscopico, però non ho considerato il fatto che poi ci vanno le perline, quindi se avete anche un polso veramente piccino prendete comunque una taglia un po' più grande di quella più piccola. Mi è arrivato in questa scatola qui, vi volevo far vedere un attimo anche il dentro perché secondo me, cioè, è fatto veramente troppo bene. Vi arriva anche la bustina dentro, quindi se dovete fare tipo un regalino o una cosa del genere potrebbe essere un'ottima idea, in questo modo la bustina e anche la scatolina regalo, come potete vedere. Vi lascio tutti i link nell'info box. Vi volevo dire tra l'altro che il braccialetto è in argento 925, quindi non ci sono problemi per quanto riguarda tipo si rovina, si ossida o cose del genere, perché assolutamente no. E l'ho fatto anche la doccia più volte, i prezzi sono molto più bassi di quelli Pandora e la qualità è veramente ottima. Passiamo al secondo sito, che è Romwe. Ho scelto due abitini da Romwe e volevo dirvi più che altro che non vi faccio vedere niente indossato in questo video perché ho intenzione di fare un po' di video outfit estivi e voglio provare a portarmi la macchinetta anche in vacanza, quindi vorrei provare a girarli in giro, quindi sicuramente vedrete indossati tutti questi capi, non mi sembrava il caso di farveli vedere due volte, sono tutte cose molto estive appunto. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questo vestitino ed è un vestitino molto semplice in realtà, a tubino, ha uno scollo abbastanza accollato e a giro manica in realtà, come potete vedere, e è abbastanza corto ed è fatto con questa fantasia un po' tende del un po' tipo copri divano di mia nonna. lo so, però va abbastanza di moda quest'anno, l'ho visto in giro, ho visto anche tubini così, mi sembra da Zara, già da un paio d'estati e ne volevo uno. In realtà dal sito sembra molto più strutturato come vestito, invece è molto leggero, diciamo che ha dei pro e dei contro perché ovviamente cade un po' peggio addosso, però almeno è molto molto fresco. E ho preso la taglia più piccola e è leggermente, il problema di questo vestitino che è molto stretto, diciamo, sul sedere, sulle cosce, e mi sta invece un po' largo sulla schiena e sulla vita, però quindi forse una taglia più grande sarebbe stata meglio. Ho scelto anche quest'altro abitino, questo qui è a manica lunga, però tutta la parte sopra è traforata, non so se si riesce a notare
dal video. È tutto traforato, quindi è abbastanza leggero anche questo. E è bianco, appunto, è fatto in questo modo, fa molto bambolina, bambola di porcellana, mi piace moltissimo. È in simil sangallo, perché non è proprio pizzo, è tipo questa stoffa tutta traforata, anche sulla gonna, però sulla parte della gonna, la sottogonna, quindi non si vede niente, mentre sopra devo ancora capire come indossarlo. È molto bello, è accollato, maniche a tre quarti, lungo, non tantissimo, diciamo un po' più sopra, un po' sopra il ginocchio, e la particolarità è che ha questi bottoncini sul davanti e tutte queste, diciamo, queste rifiniture in nero che vanno anche dietro. Altro sito è la solita collaborazione mensile con Shinside, che mi ha mandato un sacco di cose molto molto carine. Prima di tutto ho scelto questo completino, anche questo in realtà me l'aspettavo di una stoffa un po' più bella, in realtà non è un granché come stoffa. È fatto appunto da questo pantaloncino fatto in questo modo, la fantasia è molto bella, è molto, diciamo, greca, ricorda proprio, no, le isole greche. Io ora ci vado, quindi me lo porterò e spero di farvi appunto un video outfit in cui lo indosso lì con tipo sopra costume. È appunto fatto così, in questo modo, il pantaloncino, anche le tasche, e sopra il suo crop top in abbinato bianco, sempre con la stessa fantasia. Sempre da Shinside mi sono arrivati altri tre capi invece meravigliosi, ragazze, cioè veramente fenomenali. Questo qui penso sia uno dei miei preferiti, ma in realtà sono tutti e tre bellissimi. Questo qui è un vestito bianco, molto molto corto, come potete vedere. Ha tutta questa rifinitura davanti, queste applicazioni sia in tessute, insomma, ricamate sul davanti con questi fiorellini, e sia delle perline applicate blu e nere. Diciamo, ce l'ho anche dietro sullo scollo, e ha la particolarità di essere abbastanza scollata sia davanti sia dietro. La stoffa è questa stoffa molto molto particolare, plissettata non sarebbe neanche giusto, perché è come stropicciata. È tipo una stoffa abbastanza leggera, però sotto ha la sottoveste, quindi non vi preoccupate, non siete nude. La cosa carina è che sullo scollo dietro ha questi laccetti, che potete anche fare appunto un fiocco, lasciare giù liberi. Sempre Shinside, altri due capi veramente meravigliosi. Uno è un tubino, penso il tubino della mia vita, a dir poco. L'altro non so come mostrarvelo, perché è un vestito troppo troppo complicato. Comunque iniziamo da questo qui. Questo qui è un tubino nero, lunghissimo, è un tubino, mezza manica, scollo tondo, appunto, lunghissimo, ragazze, è veramente lunghissimo, guardate quanto è lungo, arriva praticamente fino a, è diciamo una longhette, quindi arriva più o meno sotto a metà polpaccio, quindi è veramente lungo su di me che sono bassa, e poi magari su di voi che siete più altine arriva un po' più su, ma io prendo le mie misure. È bianco e nero, e ha anche i cugni qui sul davanti, è molto attillato, ma è comodo. E sulla parte invece dietro è molto più scollato che davanti, in questo modo meraviglioso. L'ultimo capo di Shinside, non so come mostrarvelo, ragazze, perché è un capo un po' complicato, ma anche questo qui è veramente bellissimo. È un abito lunghissimo e bianco. Allora, intanto vi faccio vedere la gonna. La gonna è lunghissima, appunto, in questo modo, e ha la stoffa molto simile a quello, il primo abitino che vi ho fatto vedere di Shinside. E ha l'unica cosa è che qui, in questo punto, diciamo a metà gamba, è trasparente, questo modo, e invece sopra non lo è un po' trasparente il tutto in realtà, quindi è obbligatoria una mutandina bianca, insomma qualcosa che non si veda. E una cosa molto carina sono appunto la parte sopra, è un po' nudo, ragazze, lo so, però secondo me questo qui in spiaggia, la sera, aperitivo d'estate, sì che io faccio questa vita poi così, però secondo me per quelle occasioni è fantastico. E la parte di sopra è fatta in questo modo, quindi ha soltanto queste due cose, queste due lembi che vi coprono il seno, diciamo, non, è molto molto scollato, dietro è praticamente nudo, e ha questi laccetti che vanno poi al collo, quindi li potete stringere al collo. Ultimo sito è Dressgal, che mi ha mandato tre cosine. Una non mi è piaciuta, ve la faccio vedere subito. È uguale al completino di Shinside, soltanto che è sotto forma di vestitino. È la stessa identica stoffa ed è bianco e blu, appunto, ha le stesse rifiniture. Il problema di questo abito qui, semplicemente, è che è fatto male. È fatto male perché ha una particolarità, è che qui sulla schiena ha la solita
carina e è fatto male perché è molto molto corto, ma veramente cortissimo, che io sono una nana e questo è corto, e sul sito invece sembra più largo. Io ovviamente ho preso la taglia più piccola perché mi sono rifatta un po' alla figura che c'era sul sito. Vi lascio comunque i link qui sotto se volete andare a controllare, e sta molto stretto sotto e molto largo sopra, un po' come quello lì di Romwe, ma questo ancora di più, quindi ancora più accentuata questa cosa, e non mi piace per niente, per niente, per niente. Invece è questo vestito nero, meraviglioso, bellissimo. Questo qui penso di essermene veramente innamorata, cioè l'ha provato anche mia mamma e anche lei lo vuole. Ho detto: la prossima volta che devi prendere qualcosa dal sito, prendilo pure a me. Va bene, mamma, ce lo dividiamo, lo prendo. C'è anche viola borgogna ed è molto molto bello. Che cos'è? È un semplicissimo abito nero, lunghissimo, 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 come potete vedere. E questo qui anche bisogna vederlo indossato, appunto poi vi farò video outfit of the day, after outfit, di qua outfit di là. E è un vestito appunto nero, lunghissimo, semplicissimo, molto scollato sul davanti, ma non si vede niente, a differenza dell'altro. E per niente non è sconveniente, non vi preoccupate. E è molto bello, ha una stoffa tipo cotone. Ovviamente è acrilica però, va bene. E la particolarità di questo abito qui è che è un po' a palloncino sulla parte, diciamo, di sotto, ha anche le tasche, e praticamente proprio il taglio delle tasche, vedete dalle tasche, proprio il taglio delle tasche lo fa scendere un po' a palloncino. È molto lungo, arriva fino alle caviglie, però non è lungo da doverci fare un nuovo orlo. E mi è piaciuto molto questo qui, veramente super bello, sono stati appena lavati, quindi appena posso me lo metto. E ultima cosa che ho preso da Dressgirl sono un paio di sandaletti. Sono questi sandaletti fatti in questo modo, sono molto semplici, sono color carne, quindi sono veramente molto, diciamo, facili da abbinare con tutto. E sono anche, lasciano il piede abbastanza nudo. L'unica cosa che hanno è questo fiocco sul davanti di raso beige, quindi è un colore, in realtà è diverso rispetto al beige degli altri pezzi della scarpa, però non sta male per niente. Anche al piede stanno abbastanza bene. Io ho preso una 38, forse avrei potuto prendere anche un 39. Il problema più che altro è la larghezza del piede, perché come potete vedere hanno una pianta veramente strettissima, quindi io ho un piede abbastanza fino e mi va. Secondo me è meglio se voi prendete la 39. E niente ragazzi, io ho finito con questo capello che sembra una castagna, non lo so, ma non so come gestirli, perché ovviamente l'estate non è che posso stare tutte le volte lì col phon a farli lisci. E li ho pettinati, in realtà sono stupida, erano quasi mossi, carini, ora li ho pettinati perché erano un po' secchi dal prodotto che utilizzo e quindi non mi piacevano, quindi li ho pettinati e si sono gonfiati. Ma vabbè, ma voi mi accettate comunque come sono, vero? Cioè mi volete bene comunque. Va bene fanciulle, io vado a sfornare la mia torta, perché come avete potuto vedere dalle mie mani macchiate, ho fatto la torta alle ciliegie con il bimbi, che mi è venuta anche bene, spero, speriamo non si sia sbruciacchiata. No, è già sfornata, il forno è spento, però si sta freddando in forno, perché oppure che si affondi sempre nel centro, come succede tutte le volte. E dopo che vi parlo un po' dei miei cavoli, io vado, ciao, ciao, dopo avervi parlato un po', ciao.